A margine di questo importante riconoscimento da parte di Forbes, l'Avvocato Verde chiedo: cosa fare per attrarre e formare giovani talenti? Che suggerimento dovresti dare a un giovane? Wow, grazie per la domanda innanzitutto. Oggi è un'occasione speciale per me, perché noi siamo un po' degli outsider sul palco in questo mondo. Siamo la società tra avvocati più giovane d'Italia, quindi siamo giovani. Ed è già brutto questo, perché a 37 anni definirsi giovane in un ambiente lavorativo ti fa capire che quanto è chiuso questa tipologia di ambiente. Noi stessi abbiamo fatto un programma dedicato ai giovani che sia stati, ho scoperto, grazie a un'indagine dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, sia stato il primo studio legale in Italia a concedere le quote di partner a dei giovani collaboratori indipendentemente dall'ottenimento del titolo di avvocato o meno, quindi premiando la persona. Il tema dei giovani è fondamentale, il giovane ha bisogno di fare esperienza, si parla di attrarre talenti, tenere all'interno dello studio i talenti, ma questo spesso e volentieri è a discapito dell'esperienza. Se io penso alla mia esperienza lavorativa, ricordo ancora quando da praticante ero diventato il miglior fotocopiatore di tutti i tre piani dello studio legale nel quale lavoravo, e io sono scappato da quella realtà perché io avevo sete di fare esperienza, non tanto di capire i tecnicismi che non mi avevano insegnato, ripeto, fare le fotocopie è sicuramente importante, anche le scansioni, ma l'importante è fare esperienza pratica, aiutarli a crescere nel pratico sul cliente e a capire le esigenze dei clienti. Se uno riesce a coinvolgerli, anche sbagliando, perché bisogna anche imparare ad avere una cultura dell'errore più ampia all'interno delle nostre realtà, coinvolgerli in maniera diretta, questo porta a grandi risultati, perché ci aiuta nell'innovazione, ci aiuta nel traghettare lo studio verso un futuro manageriale nel quale il, tra virgolette, il membro anziano comincia a farsi un po' più da parte per lasciare spazio ai giovani.